Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il ciclo di incontri con gli europarlamentari che ANSA Europa organizza per far conoscere meglio l'attività svolta dai nostri rappresentanti al Parlamento europeo e anche l'importanza delle scelte che vengono fatte in sede europea per la vita, per tutti i cittadini e la loro vita di tutti i giorni. Io sono Enrico Tibuzzi, responsabile dell'ufficio ANSA di Bruxelles. Con noi abbiamo oggi Sandro Gozi di Renew Europe. Salve. Che ringraziamo per essere con noi e da una lunga esperienza nelle istituzioni europee e di questioni europee. Insieme a noi è il collega Michele Esposito che a ANSA Bruxelles segue in particolare il Parlamento europeo. E io entrerei subito nel vivo del nostro discorso, del nostro dialogo, chiedendo all'onorevole Gozi, la conferenza sul futuro dell'Europa, questo esercizio di democrazia partecipativa, direi inedito, che è stato compiuto per individuare le riforme di cui l'Europa ha bisogno per adattarsi alle sfide del futuro, si è conclusa da poco. Sono state messe a fuoco 49, se non erro, raccomandazioni per intervenire a vari livelli dentro la macchina europea. Si va dal voto a maggioranza alla richiesta di dare potere legislativo anche al Parlamento. Secondo lei cosa si potrà fare, in quali tempi e qual è la posizione dei paesi che già si sono schierati su due fronti? Chi è più favorevole e chi è più restio a mettere le mani per la revisione dei trattati? Innanzitutto la conferenza sul futuro dell'Europa, come lei diceva, è veramente, non ci sono precedenti nella storia dell'Unione Europea, ma neppure nella storia dei paesi dell'Unione Europea, perché è la prima volta che 800 donne e uomini tirate a sorte hanno lavorato insieme da 27 paesi, tanti weekend, tanti mesi, per dirci che Europa vogliono. E evidentemente nelle raccomandazioni che hanno fatto ci sono tante richieste di buon senso, secondo me, alcune molto innovative. Pensiamo a una vera europeizzazione del modo in cui stiamo a scuola, cioè vorrebbero che le materie insegnate a scuola sviluppino una dimensione europea. Un'iniziativa che io trovo di grande interesse. Quindi sono molte proposte in materia di istruzione, in materia di culture, in materia di servizio civile di gioventù, che richiedono nuove leggi europee o nuovi programmi europei. Però ce ne sono altre, alcune a cui lei faceva riferimento, che richiedono revisione dei trattati. Noi ci siamo impegnati, questo è un lavoro serio che va preso sul serio. E se vogliamo prendere sul serio il lavoro serio dei cittadini, dobbiamo anche essere pronti, è la posizione di Renew, è la posizione del Parlamento Europeo, anche a avviare una revisione dei trattati. Il Parlamento Europeo ha già votato una volta, noi nella commissione competente, che è la Commissione Affari Costituzionali, stiamo lavorando per un documento che specifica un po' come avviare questo processo di revisione dei trattati. Certamente vogliono decidere la maggioranza laddove oggi l'Unione Europea è bloccata dal veto, e se vogliamo avere un esempio dei danni che il veto produce, basta guardare all'Ungheria e alle sanzioni contro la Russia, abbiamo già l'esempio. Vogliono che come parlamentari abbiamo un diritto di iniziativa legislativa, cioè possiamo avviare gli iter che portano alle leggi. Oggi noi dobbiamo aspettare la Commissione per poter decidere, poter legiferare, e adesso c'è la partita del Consiglio europeo. Ci sono alcuni paesi che hanno già dichiarato di essere a favore di questa revisione dei trattati, non globale, ma sui punti in cui è necessario. Emmanuel Macron è il primo, e del resto la conferenza è una sua idea, è lui che l'ha proposta in marzo 2019 quando presentò la lista Renaissance, quindi è il primo che vuole adesso dare un seguito serio e il più completo possibile. Ma anche Mario Draghi, davanti al Parlamento europeo recentemente, ha parlato di federalismo ideale e pragmatico, ha detto chiaramente che su certi punti i trattati vanno rivisti, e ci sono altri paesi che oggi recentemente, penso che sia stato ieri, hanno presentato un documento congiunto, e sono il Belgio, l'Olanda, Lussemburgo, la Germania, la Spagna assieme all'Italia, che appunto dicono: noi vogliamo dare un seguito serio alla conferenza, anche rivedendo i trattati. Poi c'è un blocco di paesi che ha detto, non hanno detto no, hanno detto non è il momento. Ed è dire non è il momento in Europa vuol dire, come si dice in termini calcistici, buttare la palla in tribuna, e noi non vogliamo consentirglielo. Quindi il lavoro che dovremo fare adesso è di vedere di come aiutare
a convincere alcuni paesi, ad esempio la Romania ha firmato quel documento dei 13, ma mi risulta che già adesso stia prendendo un'altra posizione. Ho detto al nuovo governo bulgaro, io personalmente, che non si capisce il nuovo governo bulgaro innovativo, nuovo movimento, perché non vogliono modificare i trattati. L'obiettivo è in giugno o comunque quest'anno favorire una larga maggioranza al Consiglio europeo, perché non possiamo avviare la revisione dei trattati con l'Europa spaccata in due, 14 a favore e 13 contro. E questo è il lavoro che stiamo facendo. Ecco, grazie. Io passo la parola al collega Esposito per questo nostro scambio di domande. Lei ha citato appunto il Presidente Macron, che al Parlamento europeo il 9 maggio ha anche accennato questa proposta di comunità politica europea, questa sorta di nuovo format per accogliere dei paesi che si stanno avvicinando all'Europa ma non sono evidentemente ancora pronti, senza che vadano nell'Unione Europea. Oggi c'è anche qui il Presidente della Moldavia, no? Che è uno dei paesi che comunque ambisce a entrare nella famiglia europea. Ecco, secondo lei a giugno il Consiglio europeo può fare un passo avanti anche politico nei confronti dell'Ucraina, magari dando a Kiev lo status di candidato, oppure prevarrà la prudenza di chi dice che a prescindere dalla guerra l'Ucraina non è ancora pronta? Ma si collega bene la sua domanda a quanto stavamo dicendo prima, perché io vedo i due processi assolutamente legati. Da una parte il tema di quando e come allargare l'Europa, più che non è il se, ma il quando e il come allargare l'Europa, e dall'altra come rendere l'Europa più potente, più efficiente, più democratica. Le due cose stanno secondo me insieme ed è il momento oggi di porre entrambe le questioni. Il tema dell'allargamento, così come gli ucraini ce lo chiedono, così come i moldavi ce lo chiedono, così come anche in realtà i Balcani continuano a chiedercelo, è un allargamento che è molto diverso da quello che abbiamo fatto nel 2004 o addirittura negli anni 80 con la Spagna e il Portogallo, perché fino adesso l'allargamento è stato un grande processo lungo di accompagnamento delle riforme economiche, democratiche e sociali nei paesi per metterli allo stesso livello di quelli che erano già nel mercato unico, nell'Unione monetaria, nell'Unione europea. Oggi si chiede all'allargamento di essere uno strumento di geopolitica, cioè come dare un sostegno politico forte agli ucraini oggi, come dare una prospettiva che li aiuti anche politicamente e simbolicamente a resistere all'aggressione russa. Quindi è una funzione molto diversa da quella che è stata seguita, e io credo che se l'Unione Europea vuole andare in questa direzione deve per forza però anche riformarsi. Già oggi l'Unione 27 non funziona. Funzionerebbe ancora meno con l'Unione 35. Quindi secondo me i due punti sono, e Macron ha posto un tema che va anche oltre quanto stiamo dicendo, perché Macron ha detto bisogna riorganizzare la sicurezza, la pace e la stabilità nel continente europeo, perché Putin ha fatto saltare tutto. Putin ha fatto saltare il principio di integrità territoriale, del rispetto delle frontiere, l'autodeterminazione dei popoli, la libertà di un Parlamento di scegliere in quale organizzazione internazionale stare, cioè tutto quello su cui noi avevamo organizzato la sicurezza in Europa dal 1945, che ha portato al Consiglio d'Europa nel 1949, e da metà degli anni 70, l'atto di Helsinki e poi quello che ha prodotto l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Cioè tutto questo che abbiamo fatto finora è saltato completamente. E Macron dice dobbiamo riorganizzarlo, però dobbiamo da una parte essere molto meno vincolati ai veti. Cioè i gruppi di paesi che vogliono andare avanti per raggiungere prima questa potenza europea, ad esempio in materia di difesa, devono poterlo fare senza troppe zavorre. Senza obbligare nessuno, ma senza consentire a nessuno di bloccarci. E questo è un gruppo di paesi, un gruppo dinamico di paesi. Poi dice riformiamo l'Europa 27 e poi dice organizziamo anche una comunità politica europea attorno all'Unione Europea, che può essere una nuova organizzazione, che può essere un uso più strategico dei programmi, un uso più strategico del mercato interno, un'apertura progressiva del mercato interno assieme ad alcuni programmi. Questo io credo che sia il tema da affrontare di qui ai prossimi 10 anni. Quindi sì all'apertura dei negoziati con l'Ucraina, ma in parallelo anche l'apertura dei negoziati perché l'Europa poi svolga veramente quella funzione di potenza stabilizzatrice di sicurezza che gli ucraini oggi ci chiedono. E questo è il punto. Quindi siamo in un momento di trasformazione interna ed esterna dell'Europa, e le due cose devono stare secondo me insieme.
Ecco, le mosse di Putin hanno determinato uno scenario per il quale ci viene da dire non sarà nulla più come prima, ha scombinato gli equilibri faticosamente costruiti nel corso di decenni. Però da quello che sentiamo e constatiamo viene fuori comunque una domanda di più Europa, dopo anni di forte scetticismo, forse anche dopo il fatto che gli inglesi, che hanno sempre alimentato molto questa corrente di pensiero, sono usciti e tra l'altro vediamo se ci sarà una coda perché si annunciano nuvole all'orizzonte. Però ecco, in questo contesto l'Europa riuscirà anche a riconquistare o a riaffermare una sua centralità rispetto alla nuovo scenario geopolitico, dove gli Stati Uniti da un lato si sono avvicinati e fanno la parte dei nostri alleati, però negli anni non hanno mai gioito per un'Europa particolarmente forte e autonoma. Si riuscirà a conciliare queste tendenze, cioè l'Europa riuscirà a recuperare un suo ruolo di ottimo amico? L'Alleanza Atlantica è un pilastro, come dire, assolutamente fondamentale, però allo stesso tempo essere autonoma e quindi crescere nella difesa europea, nell'integrazione politica? Ma guardi, io questi anni ho pensato chi potessero essere le nuove figlie o figli rifondatori dell'Europa, perché parliamo sempre dell'Europa dei padri fondatori o delle madri fondatori, no? Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Ursula Hirschman, Simone Weil, eccetera. Non avrei mai pensato che il primo dei figli rifondatori si chiamasse Vladimir Putin. Ma Putin sta facendo questo. Putin è riuscito in un capolavoro per noi, un disastro per lui strategico, di rivitalizzare la NATO e di far entrare l'Europa in una nuova fase, in una nuova fase di consapevolezza, perché secondo me c'è la consapevolezza all'interno delle forze politiche, all'interno dei leader, della necessità di costruirla questa Europa potenza. E anche, diciamo, ha dato una spinta, perché si sa bene che nell'urgenza si prendono spesso le decisioni più inattese e spesso anche quelle più importanti. È quello che sta accadendo. Sta accadendo alla NATO, è stato commentato da voi, l'avete commentato in lungo e largo, come ANSA, la richiesta di adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, ma sta accadendo anche nell'Unione Europea, cioè dei temi che sembravano riservati a pochi e impossibili da realizzare oggi sono al centro, cioè il tema della difesa europea, il tema di parlare di come dare all'Europa una potenza, una capacità di esercitare una potenza militare, industriale, digitale. Termine che era sempre stato riservato agli stati nazionali, che oggi invece ci rendiamo conto deve essere europeo, è proprio per rispondere a un mondo che è un mondo di imperi. È un mondo di imperi a volte aggressivi, violenti, come la Russia, è un mondo di imperi pericolosi, e lo dico dato che parlo all'ANSA in Italia, come la Cina. Io spero che dopo il risveglio russo ci sia anche un risveglio cinese in Italia e che si renda conto che gli italiani hanno esagerato sia nell'investire troppo sulla Russia che nell'investire troppo sulla Cina. Non assumo la responsabilità di quello che dico, ma mi sembra una buona occasione. E poi c'è anche gli Stati Uniti, che sono un alleato, ma non possiamo considerare uno Stato come gli altri. È la prima superpotenza mondiale e ha dimensioni anche gli Stati Uniti che vanno da quegli Stati. Allora noi europei cosa vogliamo fare oggi? Se vogliamo essere protagonisti della riorganizzazione del continente europeo e del mondo, dobbiamo per forza, almeno a gruppi di paesi, andare verso una potenza anche militare. Quello che è stato anche proposto oggi di nuovo dalla Commissione europea, che dice ma per gli armamenti cominciamo a fare degli appalti pubblici comuni, mi sembra un grande elemento, perché è inutile, noi non possiamo avere una difesa senza avere un'industria della difesa, e c'è anche un grande interesse nazionale dell'Italia, che l'industria della difesa europea la fai con gli italiani, con i francesi, certo, con i tedeschi e un po' con gli spagnoli. Quindi da questo punto di vista credo che ci siano le condizioni, bisogna però adesso avere quel senso del momento, leggere il momento. Ecco, secondo me Emmanuel Macron il suo merito sta leggendo il momento e sta dicendo possiamo adesso realizzare cose impensabili, e credo che anche gli americani oggi capiscano che
hanno bisogno anche loro di un alleato europeo più efficace e più credibile in materia militare. Ci sono le condizioni, è difficile, è un percorso difficile, ma oggi è possibile percorrerlo. Grazie. Lei ha fatto riferimento all'Italia, e ecco, in Italia c'è chi, come leader della Lega Matteo Salvini, non è sembrato subito almeno a favore dell'ingresso della Finlandia e della Svezia. In Italia, diciamo, c'è una certa divisione su come posizionarsi rispetto alla Russia di Putin. C'è chi chiede più prudenza, chi chiede una maggiore aderenza all'alleanza atlantica, no? Come, proprio come un'alleanza strategica. Lei crede che questa guerra possa, come dire, cambiare anche un po' lo scacchiere di alleanze italiane, possa favorire una divisione interna dei due blocchi, centrodestra da una parte e 5 Stelle e PD dall'altra? Sono tante domande nella sua domanda. La prima risposta, io sono esterrefatto di come il dibattito sulla guerra si sta svolgendo in Italia, perché penso che se sia uno Stato in cui la disinformazione russa si dimostra efficace è l'Italia. Il dibattito che c'è in Italia, in cui si mettono le ragioni dell'aggredito e le ragioni dell'aggressore sul suo piano, in cui sembra ogni volta che sia colpa di Zelensky perché riesce a resistere, sia colpa degli ucraini perché perdono la vita per resistere agli invasori russi, per me è assolutamente allucinante. E l'Italia rischia di perdere una grossa occasione. Cioè, noi abbiamo un grande statista che si chiama Mario Draghi, che sta mettendo l'Italia nel ruolo che gli spetta. L'Italia è un grande paese, un paese fondatore dell'Unione Europea, una grande economia, anche a livello militare abbiamo missioni praticamente in tutto il mondo, e Mario Draghi sta interpretando il ruolo dell'Italia come si deve. Gli altri no. Nel momento in cui Matteo Salvini mette in discussione se sia una buona idea o no l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, ma cosa devono fare i finlandesi e i svedesi? Gli svedesi hanno una neutralità che dura da 204 anni. Se la Svezia oggi ritiene di dover aderire alla NATO è perché si sono resi conto che, come dicevo prima, è saltato tutto per colpa di Putin in Europa, e quindi dobbiamo ricostruirci la sicurezza, e quindi per forza dobbiamo aprire alla NATO. E questo dimostra anche che il bipolarismo italiano è una finzione. E lei diceva centrodestra, e io, scusi, ma non c'è centrodestra e centrosinistra in Italia, non c'è più. C'è una destra estrema che ha da una parte una faccia di opposizione, Meloni, e dall'altra parte una faccia di governo, Salvini, i quali poi si scambiano i ruoli, perché una volta è Salvini il ragionevole, una volta è Meloni che fa l'atlantista, però atlantista attaccando Biden e attaccando Macron, che sono i due pilastri di questa, diciamo, pilastro europeo. La Francia è la prima potente di difesa, pilastro americano, però fa l'atlantista, ma lei dice che sta con i repubblicani in America non esistono più, sono tutti trumpisti, quindi Meloni sta con i trumpisti come sempre è stata quando Steve Bannon andava a Roma da lei. Berlusconi è evidente che ha perso l'influenza che aveva, e secondo me è stato uno scivolone, non lo dico io, lo dicono i suoi ministri, lo dice il ministro Gelmini, lo dicono esponenti di Forza Italia. Il fatto che il Berlusconi attacchi Biden anziché giocare un ruolo che in passato invece ha svolto, e in passato Berlusconi è riuscito a collocare l'Italia dove deve stare e dove la sta portando Draghi. E dall'altra parte non c'è il centrosinistra. Non c'è centro-sinistra perché i 5 Stelle si dimostrano di quello che sono, un movimento populista, una cozzaglia di tutto e il contrario di tutto, totalmente inaffidabili. Io non capisco perché Enrico Letta, proprio nel momento in cui dice apre addirittura il proporzionale, dice però l'alleanza con Conte non si tocca. Io credo che invece ci siano le condizioni oggi in Italia per fare una proposta, che è una proposta centrale, che supera questi vecchi schemi, supera gli schemi in cui il PD deve stare per forza con i 5 Stelle quando non ha nulla in comune, supera gli schemi in cui la parte veramente liberale europeista di Forza Italia deve stare con la Meloni, che è la presidente dei conservatori, leggi reazionari, perché il partito dei conservatori di Meloni è fatto dei reazionari polacchi, dei bulgari che fanno il saluto romano in aula al Parlamento europeo contro di me ed altri, e dei franchisti spagnoli, quindi di cosa parliamo? Cioè è tutto da reinventare. E io credo che la responsabilità delle forze che si dicono riformiste, che sia il Partito Democratico, che sia Forza Italia, e soprattutto delle forze nuove che si collocano in questo spazio centrale, liberale, che sia Italia Viva, che sia Azione, che sia più Europa, è quello di
lavorare per offrire agli italiani una vera alternativa politica. Oggi questo è possibile, non dico che sia facile, ma oggi questo è possibile e non vedo perché dobbiamo per forza condannarci a delle coalizioni coatte e innaturali che se al massimo forse ti possono forse fare vincere le elezioni, ma ti poi impediscono di permettere all'Italia di svolgere quello che deve svolgere. E l'Italia è un grande paese e merita una politica più grande. Ecco, qui voi siete i componenti dell'unica istituzione eletta direttamente, istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. Si fa in questi giorni, in questi mesi, un gran parlare della transizione verso le energie pulite, un'esigenza rilanciata dalla necessità di sganciarsi dalla dipendenza russa. Ecco, il Parlamento europeo, ed è un tema che tocca molto i cittadini per una questione di prezzi, per una questione di strumenti, di aiuti agli investimenti, eccetera, eccetera. Il Parlamento europeo sta discutendo di molte misure in questo senso. Ecco, come far sentire ai cittadini che si sta lavorando anche nel loro interesse per garantire una transizione energetica verso le fonti rinnovabili? Guarda, sono anche su questo domanda molto importante. Innanzitutto la prima parte della risposta è legata alla crisi energetica attuale, e cioè legata a quanto noi dovremo pagare di più a causa del conflitto con la Russia, che si collega anche alla scelta di fondo che abbiamo fatto, scelta di società, scelta di cui abbiamo discusso per anni, scelta che i nostri giovani ci invocano, ci hanno invocato ogni venerdì e non solo, cioè è quella della transizione ecologica. È chiaro che nell'immediato c'è un costo energetico elevatissimo che secondo me aumenterà, perché dovremo aumentare anche le sanzioni contro la Russia. Quindi nell'immediato noi dobbiamo fare qualcosa che secondo me va anche oltre quello che la Commissione europea sta proponendo, e cioè dobbiamo creare un nuovo fondo di mutualizzazione dei costi economici e energetici derivanti dal conflitto. Dobbiamo fare in grande quello che abbiamo fatto più in piccolo quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea. Quando la Brexit è diventata una realtà, ci sono state delle regioni, dei settori industriali che sono stati colpiti molto più di altri dal fatto che hanno perso un mercato, un accesso a un mercato di 60 milioni di abitanti. Abbiamo creato un fondo Brexit per compensare questi costi. Io credo che in grande noi dobbiamo fare la stessa cosa adesso, ed è la proposta tra l'altro che stiamo portando avanti come Renew Europe. Poi c'è il tema della transizione ecologica, che secondo me assolutamente rimane. È evidente che nell'immediato saremo obbligati, lo dice anche la stessa Commissione europea, a usare più nucleare e più carbone, cioè a fare delle cose che pensavamo di dover cominciare da uscire, soprattutto rapidamente dal carbone. Però secondo me la scelta della transizione ecologica, della neutralità carbone nel 2050, della riduzione delle emissioni al 55-57% nel 2030 rimane, e da questo punto di vista diventa ancora più importante, perché è un elemento che ci permette di avere quell'autonomia energetica. La Commissione oggi ha fatto queste proposte con Repower Europe, dicendo che nel 2027 potremmo avere un'autonomia energetica in Europa. È chiaro che questo è una grande questione anche geopolitica, perché soprattutto i tedeschi e gli italiani sono stati negli anni precedenti troppo dipendenti dalla Russia. E quindi la risposta alle famiglie italiane, alle imprese, uno, lavoriamo per compensare i costi economici ed energetici, due, quello che stiamo facendo oggi è una cosa che avremmo dovuto fare da vari anni e lo facciamo oggi per la crisi, essere più autonomi, non essere ricattabili a livello energetico, terzo, questo però non deve distoglierci da quell'obiettivo di un mondo pulito, di un'Europa pulita, di un'Italia sostenibile, un'Europa sostenibile, che è quello su cui ci siamo impegnati ed è quello che tra l'altro le giovani generazioni ci chiedono con forza e hanno ragione. Abbiamo tempo per una brevissima domanda e una breve risposta. Una battuta solo sulla nuova premier scelta da Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Tanto entusiasmo, qualcuno dice sì, però somiglia troppo a Hillary Clinton, c'è il rischio che faccia la stessa fine. Guardi, bellissima notizia, perché erano 31 anni che la si aspettava in Francia e io sono sempre stato convinto che
una donna a Matignon era una decisione indispensabile per il macronismo, per il modo in cui Macron intende la trasformazione, intende le pari opportunità, intende abbattere i tetti di cristallo, come si dice. Elisabeth Borne è una donna di sinistra, progressista, molto competente, ha lavorato in tanti gabinetti di ministri socialisti e di primi ministri socialisti prima di entrare al governo di Macron come ministra, ha fatto molto bene come ministra dei trasporti e ha fatto bene come ministra sociale. È molto dura, è molto competente, è molto dura e quindi da questo punto di vista dovrà inventarsi, perché il metodo della concertazione, del dialogo è la prima priorità di Macron in questa nuova fase. Elisabeth ha dalla sua parte le competenze, dall'altra deve certamente entrare in questo ruolo di protagonista della concertazione, sarà fondamentale comunque, perché è lì che si farà la differenza per delle riforme come quelle delle pensioni, su cui Macron si è impegnato e che si farà, ma si deve fare nella consultazione dei sindacati, delle forze patronali, eccetera, con un metodo diverso da quello del primo mandato, dell'inizio di primo mandato di Macron. Però io credo che sia una bella scelta, un bel segnale che una donna sia prima ministra in uno dei paesi importanti in Europa e nel mondo. Grazie. Grazie. Noi grazie dobbiamo salutare perché lei ha i doveri dell'aula, quindi grazie ancora, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Un vero piacere.